Questa è la terza edizione che si fa di questo, chiamiamo, percorso di aggiornamento, formazione promosso dal coordinamento delle realtà che nella diocesi di Roma, realtà ecclesiali che nella diocesi di Roma si occupano del contrasto alla tratta delle persone a scopo sessuale. È un'edizione un po' più breve rispetto a quella degli altri anni, saranno quattro incontri, però è emersa da un gruppo di lavoro nel quale sono venute fuori delle esigenze. Quello che mi premeva dire è che le due precedenti edizioni che vanno a completare, quindi non parleremo ogni anno degli stessi temi, sono disponibili sul canale YouTube della Caritas e nel sito della Caritas Roma, tutti gli incontri fatti finora e anche i materiali che sono stati proiettati, quindi le varie diapositive. Quindi sono reperibili e nella prossima email in cui vi invieremo l'appuntamento per l'incontro successivo. Invieremo anche i link con questa, sia con la registrazione di oggi che con tutte le altre, per chi volesse rivedere qualcosa ed aggiornarsi. E il tema di questo primo incontro è un po', è stato detto, noi lavoriamo nella realtà della diocesi di Roma, però ci piacerebbe conoscere sia il fenomeno a livello nazionale e internazionale, ma anche le realtà che si occupano di questo nella Chiesa, quindi come lavorare in rete in un sistema più vasto. E abbiamo delle esperienze che con Suor Abby Avellino, che è coordinatrice internazionale di Talita Cum, parleremo più della dimensione mondiale, con Suor Adina Balan, che è membro di RENEAT e rappresentante regionale di Talita Cum per l'Europa, affronteremo un po' più l'aspetto del continente europeo. E mentre c'è Manuela De Marco, che è la collega dell'Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale di Caritas Italiana, che per Caritas Italiana coordina le varie diocesi su questo tema. Però Manuela è anche stata tanto tempo fa nella diocesi di Roma e nella Caritas di Roma un'operatrice dell'Ufficio Studi che si occupava del dossier immigrazione, mi piace ricordarlo, quindi anche dire che c'è qualcosa che ci accomuna in passato. Chi coordina questo tavolo è il vescovo Benoni Ambarus, Don Ben, per tutti qui, e quindi lascio a lui la parola per l'introduzione e per avviarci ai lavori, anche una preghiera. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti. Dire benvenuti perché ci ritroviamo online, è chiaro che ormai stiamo riprendendo l'ordinario, ringraziando il Signore, la maggior parte anche degli incontri ormai sono stati ripristinati, diciamo così, in presenza. Questa edizione l'abbiamo scelta un po' online ancora per due motivi, un po' per dare la possibilità a chi anche abita fuori Roma, a potersi collegare, quindi facilitare questo, e un po' per ottimizzare i tempi, visto anche, diciamo così, il tempo particolare che stiamo avendo ormai il mese di maggio, anche nelle parrocchie, l'anno pastorale al culmine tra cresime, comunioni, ritiri a destra e a sinistra. Ecco. Quindi benvenuti lo stesso, anche se in questo tipo di, in questa modalità. Io vi propongo di cominciare con il Vangelo del giorno, vi dico due parole e poi lascio la parola, cedo la parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato.
parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Allora, io oltre a ringraziare le persone, gli organizzatori che hanno messo su questo itinerario, la settimana scorsa è terminato anche il percorso di formazione, di animazione con tutta una serie di alunni delle scuole e così via. Ringrazio anche voi per aver accettato di stare insieme e fare questo percorso. Perché lo facciamo? Il percorso è perché dovremmo stare sempre di più anche sul discorso non del coordinamento tratta, ma del coordinamento anti-tratta. Noi siamo gli anti, non siamo i tratta, siamo i contro. Contro non soltanto come obiezione di parole, di pensiero, ma contro come azione. Siamo lì per dimostrare o per essere una presenza altra, una presenza diversa davanti alle persone che sono vittime di questa cosa, davanti alle persone che non sono riconosciute nel loro volto, e siamo presenza alle persone, una presenza sacramentale. Il Vangelo stasera proprio anche dice: chi accoglie me non accoglie me, chi accoglie voi accoglie me. Noi non siamo lì perché ci accolgono o ci rifiutano, siamo lì perché desideriamo in tutti i modi essere sacramento di Dio. Con questa roba, che sembra una robetta così, in realtà è la verità, è il motore fondante del discepolo. Qualunque cosa io possa fare, dire, intraprendere, sono e voglio e desidero essere sacramento del Signore. E alle persone rifiutate dalla vita, schiacciate da tutti e calpestate nella loro dignità, possa arrivare un piccolo segno del dire: io sono qui non per me, non perché sono più bravo, ma perché mi piacerebbe che tu potessi percepire la presenza dell'io sono, come dice Gesù anche nel Vangelo di oggi. Io sono con te, io sono per te, io sono insieme a te, sono accanto a te. Quindi ecco, il nostro è un percorso, è un desiderio di rafforzare sempre di più quell'io sono di Dio, non mio personale, ma proprio di Dio stesso. Detto questo, io ecco, ringrazio e lascio la parola. Allora, adesso ci sarà Suor Abby e la voce che sentirete è quella di Paolo Chiatti, il collega dell'area volontariato della Caritas di Roma, che farà la traduzione simultanea. O quantomeno ci prova. E Suor Abby dovrebbe proiettare delle diapositive anche, vero? Quindi c'è la condivisione dello schermo. Okay. Thank you so much, Father Alberto, and for everybody, greetings. Grazie di cuore Alberto e un caro saluto a tutti voi per questa opportunità di condividere con voi tutto ciò che questo network sta portando avanti per contrastare il crimine della tratta. Dice che è felice che io l'aiuto, ma non lo sarà così tanto dopo che avrò tradotto. Vorrei presentare la realtà del fenomeno della tratta di esseri umani a livello globale. Benché sia un argomento anche difficile, tutti noi siamo chiamati, in quanto uomini di chiesa, in quanto uomini di buona volontà, a reagire nei confronti di questo crimine, la tratta degli esseri umani. Anna, could you put in the first slide, please? Okay. First slide, the beginning. Anna chiede se la può ricominciare da capo. Wait a second. Where are? Okay. Okay. So let me introduce. Lasciate che introduca. Talita Kum. Talita Kum.
Talita Kum è una sorta di network ad ombrella, diciamo, che coordina congregazioni di sorelle cattoliche. Lavoriamo ad un livello di base in quelle comunità all'interno delle quali figurano donne e ragazzi, in particolare il rischio di cadere nelle mani delle reti dei trafficanti. Probabilmente qui avete già sentito parlare di tutto questo, perché questa è la seconda volta in cui parlate del traffico di esseri umani, ma vi invito. Che cosa conoscete di questo? Vi invito a scrivere nel box delle chat quello che già sapete, diciamo, di questo argomento. Quindi questo è un invito a condividere anche i vostri commenti. Quindi chiederei a Anna, ecco, di condividere il video. Si intende per tratta di persone il processo tramite il quale una persona viene obbligata o allettata da false prospettive, impiegata o trasferita in un altro luogo e costretta a lavorare e vivere in condizioni di sfruttamento e di abuso. I trafficanti di persone hanno come bersaglio le persone che vivono in contesti di vulnerabilità. Sfruttano il fatto che queste persone desiderino una vita migliore e che vogliano potenziare la propria situazione finanziaria, sviluppare le proprie abilità e talenti o, più semplicemente, trovare un ambiente in cui vivere in sicurezza. Le vittime della tratta possono essere costrette a sfruttamento sessuale, a contrarre matrimoni forzati o precoci, persino in età infantile, o a lavorare in condizioni di sfruttamento, per esempio nei settori dell'assistenza domestica, dell'agricoltura, dell'ospitalità, dell'industria mineraria o della manifattura. Le persone vengono sfruttate contro la loro volontà, sono limitate nella libertà e subiscono il potere che viene esercitato su di loro attraverso minacce, violenza e punizioni. La tratta di persone toglie alle vittime la dignità, il diritto di disporre della propria vita e di vivere in sicurezza e libertà. Le suore di Talita Kum invitano tutti noi a metterci al fianco di coloro che vivono nella profonda oscurità della vulnerabilità sociale e dello sfruttamento. Insieme potremo interrompere queste storie di violenza attraverso atti di accoglienza, cura, empowerment e inclusione. Thank you so much. This is only the beginning what we thought of human trafficking. So questa è solo la parte iniziale. Vorrei introdurre questa conversazione presentando. Now. Ecco qua. Yes, there are many forms of human trafficking. Ci sono molte forme di traffico degli esseri umani. Uno sfruttamento sessuale, come potete vedere. Uno sfruttamento per i lavori forzati, un matrimonio forzato per i bambini, per le bambine. La tratta degli esseri umani è uno dei crimini più atroci per quello che riguarda l'umanità. È un problema che affligge tutti i paesi, tutte le regioni del mondo, senza eccezioni. Le persone possono essere vittime di traffico per molti scopi, per molte finalità. In accordo con il protocollo di Palermo del 2000, ci sono tre elementi legati alla traffica, al traffico. Le azioni, transport, and harboring.
Quindi un reclutamento, il trasporto, un trasferimento, l'ospitalità. Minaccia, uso della forza, coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere. E tutto questo ha lo scopo, ovviamente, dello sfruttamento, della prostituzione, dello sfruttamento sessuale. Sono tutte queste le realtà collegate al fenomeno della tratta. Anche la rimozione degli organi, specialmente questo avviene nel continente africano. Next slide, please. The crimes related to trafficking in person. I crimini correlati alla tratta delle persone. There's a torture, forced abortion. Si parla per esempio di torture, di aborti forzati. Especially in the area. Sono tutte cose che accadono praticamente regolarmente, soprattutto nel sud dell'Asia, nella parte orientale dell'Asia. E sono dei crimini che ovviamente riguardano prevalentemente le donne. Questo per l'appunto è il quadro della tratta degli esseri umani. So, perciò qual è il problema? Il problema è a livello globale. Si parla che le vittime stimate sono più di 40 milioni in tutto il mondo. Ma questi sono solo i numeri che sono venuti alla luce, perché il problema della tratta spesso non è riportato. Non c'è una stima chiara di quante persone sono vittime di tratta in tutto il mondo. Stando ai nostri report, il 70% delle vittime sono donne e una su quattro è minorenne, quindi bambini, parliamo di bambini. E il problema della tratta è un problema che avviene praticamente ovunque. Quindi incontriamo vittime di tratta in moltissimi, moltissimi contesti di vulnerabilità. Per esempio, ecco, donne, bambini sfruttati nel mercato del sesso, del lavoro. Molti sono immigrati privi di documenti, sono persone detenute, sono richiedenti asilo, sono persone vulnerabili, sono vittime di guerra e di conflitti. Vorrei condividere con voi queste storie. Alcune storie che le nostre consorelle incontrano praticamente quotidianamente. C'è la storia di Mariana, che è stata rapita, stuprata e venduta dai trafficanti perché si prostituisse. E la storia di John, è stato minacciato nel suo paese, è stato costretto ad emigrare. E come nel caso di Mariana e John, molte persone sono costrette ad abbandonare il proprio paese di origine in cerca di salvezza o di lavoro. È una situazione di emigrazione non sicura, potremmo dire che aumenta il rischio di cadere vittima dei trafficanti. Un'altra storia è quella di Jenny, che è stata reclutata a lavoro in Kuwait. È stata costretta a lavorare giorno e notte e trattata come un animale. Queste persone sono state intrappolate e ingannate. Molte delle persone che poi finiscono nella rete della tratta sono state vittime di inganno. Una volta che sono state ingannate, cadono sotto il controllo dei trafficanti, diventano schiavi, subiscono violenza, subiscono abusi, sia fisici che mentali. Le classi più vulnerabili sono i migranti, i rifugiati, gli indigeni, le minoranze etniche, i bambini, le donne. Next slide, please. So trafficking is a global business. La traffica è un affare a livello globale, si assesta sui 150 miliardi di dollari ogni anno. This is really a
business, that's why it's hard really to tackle this crime. Ed è veramente difficile combattere questo crimine proprio perché ci sono tanti soldi che girano. Ora più che mai alcune specifiche emergenze, come la pandemia del Covid e i cambiamenti climatici uniti ad altri fattori, non fanno altro che esacerbare questi rischi. Riuscire a identificare le vittime di tratta è molto difficile. Ed è difficile già in circostanze normali. È un crimine che rischia di rimanere nascosto, si esplica in ambiti legati, privi di regole, come l'industria del sesso, in ambiti domestici, nello sfruttamento in agricoltura, in industrie della costruzione. C'è la capacità da parte del crimine organizzato di mascherare le proprie operazioni, la mancanza di volontà da parte delle vittime di denunciare la loro condizione oppure perché sono inabilitate a denunciare. E ci sono limitate capacità da parte delle forze dell'ordine di rilevare questi crimini. Quindi l'identificazione delle vittime di tratta è stata resa ancora più difficile da quando è scoppiato il Covid-19. Durante la pandemia si sono rilevati ulteriori ostacoli nell'accesso dei servizi, nell'assistenza, nel supporto dovuti al lockdown, alla quarantena da fare a casa, quindi alla correlata chiusura delle NGO e degli uffici governativi. L'isolamento, il distanziamento sociale hanno aggravato questi problemi. Hanno aggravato i problemi di salute mentale connessi al tema della salute mentale. E hanno disgregato ogni forma di accesso alle reti di supporto informale. È cresciuta la domanda e l'offerta, potremmo dire, dei servizi online. Next slide, please. Il lockdown imposto dal Covid-19 ha creato la tempesta perfetta che ha scatenato gli incrementi nello sfruttamento sessuale online, in particolare nei confronti dei bambini, pensiamo soprattutto alle Filippine, nel Sud Asia, soprattutto durante il periodo della quarantena e del lockdown. Durante la quarantena chi cerca contatti sessuali con i bambini passa ancora più tempo davanti al computer e contemporaneamente i bambini vulnerabili sono a loro volta confinati in casa, talvolta assieme ai loro trafficanti. L'incremento del livello delle violenze domestiche, riportato in molti paesi, è un pericoloso indicatore delle condizioni di vita di molte vittime di tratta. Pensiamo ai casi di servitù domestica o di schiavitù sessuale. Sono tutte forme di sfruttamento che riguardano soprattutto donne e ragazze. I trafficanti riescono in questo modo a nascondere più facilmente le loro operazioni, rendono le vittime sempre più invisibili. Le reti di Talitacum presenti in tutto il mondo si sono rese testimoni di queste esperienze. La domanda e l'offerta di sfruttamento online sono aumentate. Il fatto che lo sfruttamento sia passato da un ambito pubblico a un ambito privato, quindi nelle case, rende più difficile per noi l'identificazione, l'avvicinamento delle vittime.
concerns in many networks. E questo è un problema rilevato da tutte le reti con le quali lavoriamo. Secondo il rapporto mondiale della tratta del 2022, legato alla tratta degli esseri umani, possiamo avere questi dati rilevati che per la prima volta in 20 anni, il numero delle vittime rilevate è calato dell'11%. E tutti noi possiamo immaginare le ragioni. Ancora una volta, perché la chiusura degli spazi pubblici legati per l'appunto alla pandemia ha fatto sì che tutti questi crimini siano meno visibili agli occhi di tutti. Il lockdown e le quarantene hanno accresciuto l'isolamento delle vittime. Sono tutti dati appunto che sono stati scritti dal Global Report, identificarli è molto più difficile. La quarantena non ha fatto altro che incrementare l'isolamento delle vittime. Altri fattori sono legati alla guerra, ai conflitti che offrono dei terreni di caccia per i trafficanti. I conflitti fanno salire il numero delle vittime di sfruttamento, sia all'interno che all'esterno delle aree di crisi. L'attuale emergenza dei rifugiati in Ucraina sta aumentando i rischi di tratta per la popolazione ucraina, che è costretta a lasciare il paese. Secondo questo report, la maggior parte dei conflitti nel mondo si concentra nel continente africano e nel Medio Oriente. Per questo motivo, la maggior parte delle vittime dei conflitti sono originarie del continente africano e del Medio Oriente. Quindi come possiamo fare per prevenire questo sfruttamento in generale? Che cosa possiamo fare al nostro livello? Possiamo ridurre l'offerta, potremmo dire. Promuovere programmi di supporto globale, la lotta alla povertà domestica, in modo che ci sia accesso all'educazione, a cure più economiche e microfinanziamenti che riducano il fenomeno dell'emigrazione per lavoro e riducano l'offerta da parte dei paesi e regioni più poveri. Possiamo provare a ridurre il numero dei fuggitivi vulnerabili. Possiamo supportare e assistere i bambini nelle famiglie disfunzionali e violente. Questi bambini diventano poi dei fuggitivi e cadono preda dei protettori e dei trafficanti. Un altro supporto dei nostri programmi di prevenzione, supportare programmi, per esempio, programmi antidroga, strumenti di formazione per giovani, sia ragazzi che ragazze. Sono ragazzi che hanno abbandonato la scuola, ma anche quelli che sono ancora all'interno dei programmi scolastici. Possiamo provare a promuovere una migrazione più sicura, supportare programmi basati sulle comunità locali, costruire spazi sicuri e opportunità per questi giovani, in modo da ridurre la vulnerabilità e la tratta. Talitacum è un network internazionale contro, per l'appunto, il fenomeno della tratta. Contiamo più di 6.000 membri in tutto il mondo, in 92 paesi, nei 5 continenti, in tutti i continenti. Quindi che cosa facciamo? La nostra azione si concentra su questi 4 pilastri: il prendersi cura, il curare, il dare forza e il ristabilire. Lavoriamo per aumentare il livello di attenzione contro questo fenomeno malvagio della tratta degli esseri umani. We
care for the victims and human trafficking and exploitation. Proviamo a lavorare per la protezione, per la cura di vittime, delle vittime e dei superstiti, per facilitare il loro ritorno a casa, l'accesso alla giustizia e il supporto psicosociale. Cerchiamo di instaurare una relazione di fiducia, dando risposta non solo alle loro necessità fisiche, ma anche a quelle spirituali. Tim Power, next slide, please. Next one. So to heal physical, psychosocial and quindi ecco di nuovo curare le loro ferite sia fisiche che psicosociali e spirituali. Not only physical needs but as well as spiritual needs. Empower quindi dare forza alle vittime e ai superstiti, potremmo dire, così come agli individui a rischio, dando risonanza alle loro voci, amplificando la loro voce. Un'altra azione che facciamo è quella di ristabilire la dignità umana promuovendo l'accesso alla giustizia. Crediamo che il ruolo dell'educazione, degli strumenti nel riassestamento psicologico di coloro che sono scampati in qualche maniera alla tratta, i sopravvissuti. Sappiamo che i superstiti desiderano riacquistare onore agli occhi della società. Questo onore può essere ristabilito attraverso l'educazione, attraverso i mezzi finalizzati all'occupazione, facendo sì che la famiglia sia in grado di supportare i suoi membri. Crediamo che l'educazione, gli strumenti, l'occupazione siano fattori cruciali perché le persone possano ristabilirsi. Nel 2021 abbiamo raggiunto 336.958 persone in totale. Un altro modello auspicabile per combattere il traffico di esseri umani è il lavoro di rete, la cooperazione. Il lavoro di rete è al centro dell'identità, della spiritualità di Talit Kum. Nel 2021 abbiamo raggiunto 92 paesi in tutti i continenti e 792 congregazioni religiose. Il lavoro di rete è la chiave per combattere il traffico degli esseri umani. Stiamo collaborando con Caritas International as well. Stiamo collaborando anche con Caritas Internazionale. Lavoriamo in partnership con le NGO, con numerose congregazioni, agenzie a livello nazionale ed internazionale. Non possiamo combattere il traffico degli esseri umani da soli e promuoviamo anche campagne internazionali. La nostra più rilevante iniziativa annuale è il Giorno Internazionale di Preghiera e di Presa di Coscienza contro la Traffica degli Esseri Umani. Si tiene ogni anno l'8 febbraio. Questa giornata fa parte di una serie di eventi che hanno lo scopo di alzare il livello di attenzione sul fenomeno della tratta. Lo scopo è di riflettere tutti insieme sulle realtà della tratta in ogni regione del mondo. Promuoviamo anche la giornata mondiale della presa di coscienza contro la tratta di esseri umani che avviene il 30 di luglio. Due anni fa abbiamo anche iniziato una sorta di controazione nei confronti del problema del tratto degli esseri umani, una Talit Kum chiamata all'azione, una sorta di guida per rinforzare l'area della difesa contro la tratta. Vogliamo invitare tutti a condividere questo viaggio, ad imbarcarsi in questo viaggio. Talit Kum è un invito rivolto a tutti
per denunciare il sistema che alimenta la tratta di esseri umani mediante la nostra voce, mediante le nostre azioni e le nostre scelte quotidiane. Ognuno di noi gioca un ruolo nella lotta contro la tratta. E vorrei concludere con le parole del Santo Padre pronunciate durante la giornata dell'8 febbraio. Care sorelle e fratelli, esprimo la mia gratitudine e incoraggiamento verso ognuno di voi. Procediamo nel contrastare la tratta di esseri umani e tutte le forme di schiavitù e sfruttamento. Invito tutti voi a mantenere viva la nostra indignazione. Mantenete viva la vostra indignazione e a trovare giorno dopo giorno la forza di reagire con una determinazione su questo fronte. Non abbiate paura dell'arroganza e della violenza. Non arrendetevi alla corruzione del denaro e del potere. E questo è il tema principale di Talit Kum. Quando le ragnatele si uniscono, possono legare anche un leone. È proprio il tema della collaborazione del network. Combattere il traffico degli esseri umani è un lavoro che dobbiamo fare tutti quanti uniti. I hope it's clear to everybody, but we can discuss, and I'm willing for any conversation or any question if you may have. Passa la parola a Suor Adina, ovviamente invitando tutte le persone che avessero commenti e domande a farle. Ok. Suor Abi mi ha chiesto di preparare qualcosa in relazione con l'impatto di Covid sul problema della tratta e i problemi che abbiamo scoperto noi, ma anche penso che Caritas e altre organizzazioni, i dati che abbiamo adesso sono fino a quello che possiamo sì, pensare che sono certi fino a fine di 2021 e adesso hanno incominciato ho visto alcuni rapporti che parlano di 2022. Allora, Abby ha già parlato sul tema di piccolo adesso, come è sviluppato il tratta nell'ultimo anno e come questo si può vedere in relazione con la comunità internazionale. Io ho trovato questo chart, non lo so in inglese, in italiano, che è fatto da Eurostat, che penso che è una immagine molto chiara su come il tratta e come il Covid ha avuto un impatto sulla tratta. E se siamo attenti qui, 2018, penso io, l'anno prima della pandemia, 2018-2019, possiamo già vedere che l'impatto non è così forte. Penso che solo perché l'identificazione delle vittime non ha funzionato come noi tutti aspettiamo e penso che fino oggi il problema dell'identificazione delle vittime è un problema che noi in Europa abbiamo una delle più grandi, specialmente in paesi dove la prostituzione è legale o in paesi dove il tema della prostituzione non è regolata dalla legge. Mi dispiace se uso parole che non sono proprio per... Ok. Allora, noi abbiamo un numero più o meno ogni anno tra 7.000 e 6.000 vittime identificate in Europa. E se pensiamo che sempre il numero delle persone identificate è sempre 10 volte meno della realtà,
Penso che queste adesso possiamo leggere 70.000 persone. E come sempre, qui, solo per dire che il luogo principale dove le donne sono identificate come vittime della tratta rimane non nel bordel, come noi come i paesi, specialmente dove la prostituzione è legalizzata, e si dice sempre che è il posto più sicuro per le donne di non essere sfruttate. Vediamo che non è vero, solo 1% di loro sono identificate lì, la maggioria siano sulla strada, 20%, o negli appartamenti. E forse avete già letto il rapporto di Globtip che dice che in tante situazioni è cresciuto, è incrementato, non lo so, la tratta, il sfruttamento delle donne sul internet. Allora, qui c'è un piccolo dimostrazione che noi già sappiamo, perché penso che lavorate già nel questo campo, che sempre le donne di Est Europa, Romania, Bulgaria, Ungheria, Latvia, Slovacchia, siamo prime che sono identificate e sono sfruttate in paesi di Est Europa, ma anche nei propri paesi. Esploitazione sessuale rimane prima forma numero uno di esploitazione di sfruttamento delle donne. Le donne sono sempre più di 50%. Qui ho preparato qualcosa sulla rete Renate in Europa, che è in 31 paesi, e sì, Caritas Slovacchia è uno dei primi collaboratori di Renate, e qui alcuni punti che dopo io posso lasciare questo se siete interessati sull'area di intervento, che per me numero 6 e numero 7 penso che sono più vicino a quello che noi possiamo fare, che dipenda da noi, ma anche quando parliamo di campagne di prevenzione e formazione di tutti gli attori coinvolti nella identificazione, nell'accompagnamento e nell'azione penale, perché vediamo che anche se le donne sono identificate come vittime o sono state identificate come vittime, i sfruttatori rimangono sempre, sempre liberi. Allora, io finisco qui solo perché penso che se ci sono le domande sarà più facile. Sì, grazie Soradina. Grazie. Io direi di continuare con Manuela Di Marco di Caritas Italiana e poi lasciare uno spazio, quindi Manuela un quarto d'ora circa, e lasciare uno spazio per tutti, per tutte le domande nella parte conclusiva. Va bene, grazie, bentrovati, grazie dell'invito, di questa opportunità. E, ecco, io ho trovato tanti spunti interessanti nelle relazioni che mi hanno preceduto, mi riaggancerò ad alcuni aspetti, alcuni elementi che sono stati già toccati e poi andrò un po' più in profondità per farvi un panorama di quello che registriamo un po' come rete nazionale Caritas, e anche da un confronto che recentemente abbiamo promosso con altre reti nazionali comunque di ispirazione cattolica che lavorano a tutela delle vittime, e abbiamo promosso un incontro nazionale per favorire un incontro di vari punti di vista, insomma, dei nostri osservatori come organizzazioni, come associazioni impegnate nella gestione dei progetti, sia quelli o perlomeno segmenti di quelli che sono finanziati dal Dipartimento delle Pari Opportunità, ma sia tutte quelle che ci arrivano, quelle situazioni che comunque ci arrivano e bussano alla nostra porta. Ora non arrivano necessariamente attraverso appunto un progetto individuato, ma le raccogliamo nei vari punti
nostri di incontro, di contatto con le persone, dai centri di ascolto a servizi, diciamo, a vario titolo. E da questo incontro sono venuti fuori appunto anche dei punti di vista importanti, perché poi tra associazioni nazionali alcune sono più forti in alcuni territori, altre in altri, quindi è importante fare un po' un panorama generale che ci porti ad avere un quadro completo della situazione. Mi riaggancio però un attimo inizialmente al contesto internazionale, perché una cosa anche che mi preme dire che ci ritroviamo molto nella lettura del fenomeno in Italia, è che c'è una progressiva attenzione, spostamento dell'attenzione dallo sfruttamento per fini sessuali a quello per fini lavorativi. Questo sia dalle istituzioni nostre interne, le risorse che vengono stanziate dal governo sul contrasto contro lo sfruttamento lavorativo, che va benissimo, per carità, un problema grandissimo, gravissimo, endemico per quello che ci riguarda, soprattutto per alcuni territori e alcuni settori lavorativi, però è vero che non deve contemporaneamente passare la narrazione che non c'è più o si sta affievolendo lo sfruttamento sessuale, perché perderemmo di vista evidentemente il problema, le pieghe del problema, che come diceva Suor Abby, come si diceva prima, sta scivolando sempre più in forme nascoste che vanno dall'indoor all'online e proprio ai luoghi chiusi in generale. Era molto interessante la diapositiva che ci faceva vedere i luoghi dove le vittime sono sempre più facilmente intercettate, facendo un po' velocemente un totale, come diceva Alberto, la deformazione professionale del dossier immigrazione, mi ha portato a fare un totale tra le varie forme e la strada è il luogo dove si identificano, si trovano solamente l'11% delle donne o delle vittime si incontrano per strada, in strada a livello globale. Già questa è una percentuale che ci dovrebbe far cambiare un po' la prospettiva anche dell'approccio rispetto all'incontro e alla conoscenza del fenomeno, no? Perché per il resto la maggior parte sono appunto appartamenti messi a disposizione dagli sfruttatori, il 18%, ci sono i bar, gli hotel, i nightclub, i centri massaggio, le case private dei clienti, tutti questi, ho contato velocemente, sommano l'86% e sono luoghi chiusi. La strada è appunto l'11%, il 2% è rimasto sull'online e sulle modalità che hanno comunque a che fare con il cosiddetto cyber sex, che è tutto da conoscere, da capire, da indagare, perché è un luogo virtuale nel quale tra l'altro c'è bisogno di stringere molte sinergie con la polizia postale, con la formazione di quelli che sono proprio tecnici, informatici, in grado di decrittare proprio un linguaggio nascosto dietro il quale appunto lo sfruttamento si annida e che invece gli sfruttatori conoscono molto molto bene. È importante anche dire che c'è anche a livello globale un generale abbassamento del numero di vittime rintracciate. Come diceva Suor Abby, se noi abbiamo un abbassamento di vittime rintracciate, circa l'11% a livello mondiale per effetto della pandemia sicuramente, soprattutto questo decremento si è registrato in quei paesi e anche la persecuzione, diciamo, di questo tipo di reati e di condotte è più forte in quei paesi dai quali però le vittime provengono maggiormente. Cioè l'azione penale di perseguimento di queste condotte è debole proprio nei paesi di provenienza di queste persone. Questo è un fattore, diciamo, di politica internazionale che all'attenzione dei politici va portato avanti. Cioè noi abbiamo la maggior parte delle condanne a livello mondiale rispetto a queste condotte in Europa, le minori condanne e indagini invece ce le abbiamo nei paesi
subsahara e del sud-est asiatico, dalle quali proviene la maggior parte delle vittime. Questo è proprio una, diciamo, una forte contraddizione, chiaramente segno appunto del fenomeno, ma segno anche della poca attenzione internazionale verso una richiesta forte di miglioramento dell'azione penale di questi paesi nei confronti di queste condotte, nelle quali poi vengono appunto generate. E tra l'altro, sempre un po' per deformazione professionale che mi porta un pochettino a interessare. Manuela, scusami, sì. se rallenti un po', perché c'è Paolo che sta facendo la traduzione simultanea per la lingua inglese, quindi se pare un po' più lentamente lo aiuti, ecco. È un po' un'impresa, perché non avendo tra l'altro un canovaccio è un pochino un'impresa, quindi leggermente... più lentamente, così riesco a tradurre a beneficio di Suarebbi. Grazie. Scusami. No, tranquilla, tranquilla. Non so se è anche chiaro, perché magari sono andata anche su un tema un pochino tecnico per farvi riflettere proprio su questo anche calo che si è registrato nei processi contro gli sfruttatori, che non è stato... cioè, allora... il numero di persone indagate rimane sostanzialmente lo stesso. Quello su cui stiamo notando una flessione nell'azione di contrasto è nel numero di persone che vengono poi rinviate a giudizio e poi condannate. Cioè, quindi è come se l'azione penale non fosse realmente efficace. Cioè, è facile avviare un'indagine, ma poi è difficile arrivare ad una condanna delle persone. Quindi l'azione penale non è efficace, anche questo è un fattore di riflessione che abbiamo nei confronti di questo fenomeno. Tra l'altro, quando si arriva alla condanna, fatto interessante, la maggior parte delle persone condannate sono donne, sono di sesso femminile, non perché siano le vittime, ma perché assumono ruoli nelle organizzazioni ovviamente di manovalanza, più visibili, sono quelle che magari sono prese colte in flagranza nel momento dell'ingaggio, oppure anche nei paesi di provenienza, in cui vi dicevo spesso l'azione penale è debole, però non è debole nei confronti delle donne, cioè in Nigeria o nei paesi subsahariani la maggior parte delle persone condannate per reati di tratta sono le donne, viste prendere o dare denaro per comperare, diciamo, quello che sarà il debito da rifondere, oppure prese nell'atto dell'ingaggio. Quindi, diciamo, quel livello appunto di ingaggio in cui le donne sono appunto anche quelle che sono più condannate. Ecco, qualche spunto di riflessione per dirvi come in realtà non sia debole l'intenzione, e più che l'intenzione... non voglio fare appunto il processo alle intenzioni, però la capacità di perseguire queste condotte è, diciamo, rivela delle debolezze forti, endemiche, che bisognerebbe raddrizzare proprio per arrivare, diciamo, a riequilibrare il fenomeno. Un'altra cosa che volevo segnalare è come, oltre ai conflitti, sta diventando sempre più un fattore di rischio della tratta il cambiamento climatico. Noi dobbiamo tenere presente come le alluvioni, i tifoni, la siccità che si registrano proprio in quei paesi dai quali provengono la maggior parte delle vittime, sono uno dei fattori maggiori di rischio di cadere nel traffico per queste vittime, e causano proprio dei fenomeni che stiamo osservando in alcuni paesi. Per esempio in Ghana si sta manifestando proprio e riguarda giovani e ragazzi molto giovani che lasciano a causa della siccità o delle alluvioni, a seconda un po' della stagione, lasciano le loro zone rurali, scendono verso il sud del paese che è più urbanizzato e vengono proprio presi in circuiti di sfruttamento importanti. Fenomeni insomma come questi ce ne sono purtroppo tantissimi in tutto il mondo, ma il rischio di finire nelle maglie della tratta è
sicuramente anche collegato al discorso del cambiamento climatico. Ecco perché il tema della giustizia nell'ecologia, del rispetto dell'ambiente sono strettamente collegati, sono temi fortemente collegati alla promozione umana e all'evitamento appunto del rischio di finire vittime di queste condotte. E, un altro, quindi dopo questo vado velocissimamente, poi se ci sono domande appunto ci torniamo successivamente, quello che notiamo in Italia. Beh, in Italia anche notiamo che c'è una generale, da parte dei decisori politici, disattenzione verso il tema dello sfruttamento sessuale, come se non esistesse più nei piani nazionali di azione. È qualcosa, se voi leggete il piano nazionale antitratta, quello che è stato approvato a fine ottobre dello scorso anno, vi sfido a leggere, a vedere quante volte trovate la parola sfruttamento a fini sessuali, pochissime, forse 5 volte, è tutto dedicato, diciamo, ad altre forme di sfruttamento. Anche qui, ripeto, benissimo, esistono, bisogna accendere l'attenzione su tutte queste, ma continua a esistere purtroppo anche lo sfruttamento sessuale a fini sessuali. Forse l'abbiamo studiato poco, forse l'abbiamo relegato solamente al tema delle donne nigeriane e ci accorgiamo sempre più che invece ci sono tante e tante nuove nazionalità che di donne soprattutto coinvolte in questi traffici. Come anche a Roma, tra l'altro, come si stia registrando un arrivo e come risulti esserci tra donne di origine peruviana questo fenomeno, tra le donne peruviane, tra donne provenienti dalla Costa d'Avorio, sono nazionalità nuove, non attenzionate, le dinamiche del traffico che ci sono dietro queste storie sono ancora tutte da conoscere, stanno emergendo adesso dai primi casi che arrivano nei nostri servizi, ma quello che si sta registrando, che è già allarmante di per sé, è come nelle forme di stratificazione dello sfruttamento, perché lo diceva anche prima Sister Abby, spesso lo sfruttamento si stratifica ad altre vulnerabilità, al fatto di essere rifugiati, al fatto di essere in questo caso anche vittima di più forme di sfruttamento, non solo quello lavorativo insieme a quello sessuale, che l'avevamo visto, l'abbiamo registrato in tante situazioni, ma non solo nel lavoro domestico, ma anche in agricoltura, ma anche forme di coinvolgimento dello sfruttamento sessuale accanto allo sfruttamento nelle attività criminali illecite, nel traffico di droga ad esempio, e sembra riguardare le donne dell'America Latina che iniziamo a intercettare nei nostri servizi, quindi coinvolte in quel tipo di traffico, nel traffico in attività criminali, oltre che appunto nello sfruttamento sessuale e nella tratta. E pericolosamente però, che cosa stiamo notando? Che in altre decisioni politiche che non riguardano necessariamente la tratta, ma in questo caso i richiedenti asilo, ma sappiamo che per garantire uno status giuridico in modo diciamo più semplice, diciamoci chiaramente, alle donne vittime di tratta spesso si inizia la via dell'asilo, della richiesta d'asilo, E quindi abbiamo notato con preoccupazione e allarme che invece la Nigeria, la Costa d'Avorio, paese vecchio e paese nuovo di tratta, di vittime di tratta, sono stati inseriti nella lista dei paesi d'origine sicuri, cioè sono stati da una decisione recente, appunto da un decreto interministeriale, Ministero degli Esteri, Ministero della Giustizia, Ministero degli Affari Esteri, la Nigeria è diventato uno dei paesi d'origine sicuri, il che per le vittime di tratta renderà più difficile dare la prova di essere vittima, diciamo, di una storia che poi può portare, diciamo, a tutta quella presa in carico prevista per le vittime di tratta
durante la procedura d'asilo. Sarà più difficile dimostrarlo? Ci chiediamo, la Nigeria è veramente un paese sicuro? No, non lo è. Quindi su questo ci siamo anche con forza, con associazioni antitratta, ma anche a tutela dell'asilo, interrogati su un'azione politica forte da fare con le autorità, con il governo, proprio perché questo pregiudicherà veramente la possibilità di dare una protezione giuridica alle vittime del traffico, che diciamocelo, non è che siano adeguatamente protette, a parte nel riconoscimento di un titolo giuridico, ma non parliamo poi della quasi scandalosa misura di indennità a vittime di traffico riconosciute, che l'Italia riconosce alle stesse vittime di traffico, no? Sapete che al massimo hanno diritto, quando esperiscono tutta la trafila del processo penale con costituzione di parte civile eccetera eccetera, alla fine possono ottenere un risarcimento di 1.500 euro. Quindi quello su cui ho voluto mettere l'accento è proprio anche quanto poco sia tutelato il diritto ed esigibile il diritto per una vittima di tratta. Già a iniziare il processo deve essere lei, per lo più, denunciando, per lo più. Quindi l'azione penale è debole delle forze dell'ordine nei confronti di questi fenomeni ed è demandata all'iniziativa della vittima. Poi subentrano i clienti nell'aiutare la vittima a denunciare, o a volte i familiari, a volte le associazioni ovviamente che l'assistono, ma l'azione promossa dalle forze dell'ordine invece è molto molto minoritaria. Quindi ci sono dei fattori culturali e politici importanti da smuovere sotto, sicuramente. E vado velocissimamente verso la conclusione per parlare di tutte le difficoltà che poi hanno i servizi nell'accoglienza, nella presa in carico di queste donne, no? Perché abbiamo sempre più a che fare con donne, tra l'altro, che ritornano per effetto dell'applicazione del regolamento Dublino dopo molti anni vissuti all'estero, impoverite, ulteriormente traumatizzate, magari erano state in Italia, passate dall'Italia, oltrepassato il confine, andate in Francia, Spagna, Olanda, rientrano con figli traumatizzate, depauperate, sempre più povere, per effetto del regolamento Dublino in Italia, e la presa in carico di queste situazioni è molto complessa. È molto complesso lavorare per sotto un profilo psicologico, ma anche sotto il profilo dell'integrazione, del riavvio al lavoro, della rifiducializzazione di queste persone. Rischiamo, diciamo, di avere effettivamente persone che con moltissima difficoltà potranno rimettersi in piedi. E quello che questo anche perché uno dei temi caldi su cui lavorare è quello di lavorare sempre, non rinunciare a lavorare non tanto e non solo al fare rete con altre organizzazioni, con altre istituzioni o uffici, ma bisogna creare anche un quadro giuridico, amministrativo e pratico, per quello dico amministrativo, sulla base proprio di accordi anche tra amministrazioni, che arrivi a far funzionare, a mettere in dialogo varie amministrazioni. Ovviamente abbiamo sempre difficoltà ad assegnare a un servizio piuttosto che a un altro una persona con una vulnerabilità, perché poi si presentano con molte vulnerabilità, quindi vanno messe in rete in molti servizi. E come si fa? Quindi questo lavoro di costruzione, diciamo, delle varie connessioni nella presa in carico è qualcosa che ci sollecita molto e sempre, che sarebbe facilitato dall'introdurre la presa in carico delle donne vittime di tratta quasi tra i livelli di assistenza, no? Essenziali, quasi passando, tralasciando l'ottica del progetto, entrando in quella del servizio, faciliterebbe le competenze delle amministrazioni. E questo è un fine, un obiettivo che abbiamo davanti e verso il quale, insomma, noi riteniamo di doverci battere.
Ovviamente, ultimissima, c'è tutta la frontiera del tema della presa in carico delle persone transgender che sempre più arrivano nei servizi, ce lo siamo detto anche appunto nel coordinamento pastorale, ce lo dicono un po' tutti i colleghi in tutta Italia. Sembra esserci anche un giro molto ben radicato, tale per cui rimangono pochissimo tempo in determinate città, quindi è molto difficile intercettare, iniziare il contatto e facilitare la presa in carico, proprio perché vengono spostati, soprattutto quelli molto giovani, velocemente in altre destinazioni, così come avviene con l'online. E poi con l'online come si fa a intervenire? Noi ci dobbiamo interrogare anche su questo. Il traffico va online, avete visto quali sono le percentuali, non si può pensare di avere solo la prospettiva della strada. È chiaro che l'online richiede anche, è difficile anche per un operatore stare a seguire o a intercettare delle situazioni online, perché anche lui è soggetto a vedere situazioni, immagini, insomma, abbastanza stressanti e traumatizzanti anche per l'operatore che deve studiare certe situazioni, no? E senza poi avere tanta possibilità di successo, perché anche lì il traffico gira su reti internazionali che, diciamo, che collegano la vittima a 10.000 chilometri di distanza, per cui è veramente complesso. Quindi lì chiaramente l'azione culturale che porta sempre a rivedere le relazioni di genere, che porta sempre i giovani a discutere sin da piccoli di un sano rapporto di genere, di un sano rapporto con l'altro sesso, e oltre che a collaborazioni strette con la polizia postale che verifichi sempre di più i contenuti nell'online, che blocchi sempre di più alcuni contenuti, che li banni, che siano preparati anche verso questo tipo di attività, è un altro ambito, insomma, verso il quale ci sentiamo molto sollecitati. Ecco, quindi da fare sicuramente non manca mai, i problemi sono sempre grandi, però ecco, dobbiamo sempre avere, immaginiamo, la capacità di guardare sempre oltre, proprio perché le organizzazioni criminali sono sempre più oltre di noi, questo lo sappiamo. Grazie. Grazie Emanuela. Allora, visto che rimangono pochi minuti, ci eravamo detto di concludere al massimo alle 20:30, lascio lo spazio se qualcuno ha delle domande, degli approfondimenti. Intanto ringrazio in modo particolare Paolo Chiatti per la traduzione, perché non è un interprete, è un collega che parla molto bene inglese e si è messo a disposizione, però fare la traduzione simultanea e che è stato incastrato da Alberto con la Jacopo nel fare la traduzione, diciamola vabbè, tutta. Però è andata molto bene. Alberto non lo ammetterà mai, ma questa è la realtà. Io, Emanuela, la prima domanda te la faccio io. Hai accennato più volte il lavoro di rete, no? Nelle diocesi, come avviene questo? Perché a Roma c'è una realtà in cui si sta creando, adesso da qualche anno si è creato, però sempre più si cerca di rafforzare questo coordinamento, che è un coordinamento di formazione, di obiettivi comuni, poi ognuna delle organizzazioni ha il suo lavoro specifico. Però ecco, esistono delle realtà simili nelle altre diocesi, come lavorano, che riscontro avete? Ma io allora trovo che insomma l'iniziativa di Roma sia invece abbastanza unica da quello che so nel panorama, ecco, di almeno di rete di tipo ecclesiale. Il discorso è molto vario, ovviamente varia da territorio in territorio. Ci sono tanti tavoli di confronto su questo tema a livello locale che sono fatti, portati avanti o ovviamente tra gli enti che gestiscono i progetti antitratta, quelli regionali, sostanzialmente quelli che partono da fondi del DPO.
E quindi su questo ovviamente gli enti che fanno parte della cordata, del partenariato che gestiscono questi progetti sono abituati tra di loro a fare rete. Poi ci sono reti di reti di reti, ci sono il coordinamento nazionale immigrazione ha un gruppo tratta all'interno nel quale confluiscono gli operatori dei servizi antitratta attivi nelle varie diocesi italiane. E qui rinnovo l'invito a Roma, che invece non c'è al momento, di partecipare, perché avete una miniera insomma di consapevolezza, di conoscenza sul tema, quindi è importante anche aiutare, diciamo, metterla a disposizione, sapere che c'è questa ricchezza. Ci sono territori storicamente più attivi sul tema, penso ai colleghi di Genova, ai colleghi di Milano, colleghi di Otranto, colleghi di Pescara, che da anni appunto gestiscono il fenomeno. È sempre utile il confronto, perché magari intercettano per primi o semplicemente hanno delle idee che possono essere presi da altri nella gestione di determinate situazioni, oppure i colleghi del Friuli, sia di Pordenone che di Udine. Quindi ci sono dei territori in cui le Caritas sono molto, diciamo, storicamente hanno una presenza forte su questo tema. Poi ci sono le reti nazionali che fanno parte del Comitato Tecnico Antitratta, che è diciamo di natura regolamentare, perciò è istituito con regolamento e ne fanno parte, è in seno al DPO e ne fa parte come rete nazionale Caritas Italiana, insieme, che rappresenta, quindi porta la voce delle Caritas diocesane su questo tema. E poi c'è la piattaforma degli enti antitratta, che è più di ispirazione laica, e poi c'è la rete del CNCA, in cui convergono altre realtà religiose, quindi è più mista rispetto a piattaforma e anche rispetto a Caritas, però ci sono anche tanti enti gestori di Caritas diocesane che fanno parte di CNCA, la vecchia, insomma, cioè che è nata, poi è stata è dalla comunità Capodarco, quindi da ispirazione appunto diocesana, cattolica comunque. E queste sono, ecco, le reti che si incontrano molto, cioè c'è anche molto scambio interreligioso, e poi c'è anche il coordinamento di matrice più formativa che abbiamo con l'USMI, cioè la rete delle Caritas diocesane del gruppo tratta, insieme all'USMI, ai servizi tratta USMI, almeno 2 o 3 volte all'anno organizzano momenti di scambio e di formazione su alcuni temi che vengono individuati congiuntamente. E nel passato abbiamo avuto il tema appunto del lavorare sull'online, abbiamo trattato congiuntamente il tema del come migliorare l'inserimento lavorativo delle vittime di tratta, come rivedere i servizi alla luce dei tempi mutati. Ci siamo resi conto che era necessario forse rivedere dei regolamenti di alcune strutture di accoglienza, perché quello che è la messa in sicurezza che era della vittima di tratta, che era un'urgenza alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, per le caratteristiche del fenomeno, lo è diventata sempre meno quando le vittime di tratta hanno iniziato a transitare di più nei centri di accoglienza per richiedenti asilo, dove tutte quelle regole previste per le vittime di tratta, diciamo, non erano neanche facilmente più gestibili, non erano più necessarie. Quindi lì ci confrontiamo molto su come anche gestire il servizio. Tante strutture fanno ancora capo alle religiose, per cui anche per loro è importante diciamo conoscere le modalità operative della presa in carico di un richiedente asilo, e quindi cerchiamo di favorire questi momenti di scambio. C'è qualcuno che vuol prendere la parola? Io volevo chiedere a Manuela se attualmente non ci sono, diciamo, disposizioni specifiche che sanciscano la non punibilità della vittima
di tratta, no? Qualora ponesse in essere, non so, un reato, però diciamo a causa della condizione specifica in cui si trova. Quindi questo a volte è un deterrente per la vittima di tratta nel denunciare, perché è chiaro che nel giro in cui si trova è possibile che abbia commesso suo malgrado un reato, no? Quindi non prevedendo la non punibilità, magari come dire, sono inibite per timore, per paura. Ecco, c'è diciamo come sensibilità nell'ambito legislativo di lavorare su questo discorso, diciamo di creare una disposizione specifica che sancisca appunto la non punibilità. Magari ecco, tu sicuramente ne sarai informata meglio di me. Ma allora, diciamo, è un po' complesso, perché conoscendo come avvengono i processi, le indagini e poi i processi veri e propri, perché la vittima sia definita vittima di tratta, cioè anche se ha un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura nel frattempo, perché c'è stato il nulla osta del procuratore che garantisce la non espellibilità. Su questo è garantita la vittima di tratta. Contemporaneamente, perché si arrivi ad accertare il fatto che non abbia commesso un reato connesso a quelli su cui c'è in corso un processo, bisogna aspettare la fine del processo e gli eventuali tutti i gradi di giudizio. Quindi sarebbe, diciamo, complesso. Semplicemente, se alla fine del processo la persona è dichiarata non colpevole, basta, non è punito perché si è accertata qual è la sua condizione. La cosa che era importante, sulla quale si è riusciti, diciamo, a ottenere la norma, che poi è norma di legge, è che diciamo non possa essere espulsa, che questo nulla osta gli autorizzi la possibilità di rimanere almeno fino a tutta la definizione della posizione processuale. Grazie. Approfitto di Paolo e vado verso la conclusione facendo una domanda a Suor Abby, riferendomi un po' al pensiero che ci ha lasciato Don Ben all'inizio nella meditazione del Vangelo, quando ci ha detto: tutti siamo chiamati in tutti i modi ad essere sacramento del Signore. Ecco, le persone che lei ci ha citato prima, le testimonianze, le storie di vita con cui ha aperto il suo intervento, proprio per farci capire che dietro i numeri ci sono persone vere. Queste sono testimonianze del sacramento del Signore, perché vivono la croce e lo sono più di noi, però non lo scelgono e non ne sono coscienti. Ecco, come è possibile aiutarli ad esserne coscienti e quanto questo è liberante per loro? Well, first of all, thank you for the question. Innanzitutto grazie per la domanda. That's what Manuela explained. Noi come sorella, anche come Manuela ha espresso, tutto questo è quello che noi incontriamo come sorelle. Noi portiamo il Vangelo, non soltanto per pregare per loro, ma è molto importante aiutare queste donne, queste sopravvissute, per avere una speranza. Even though these victims are being rescued, but somehow we really need to accompany them until they totally. Dobbiamo in qualche maniera accompagnare queste donne prima che siano, fino a che non siano completamente riabilitate. No, it's okay. No, it's that we have. Okay, thank you. Like for example, emotionally and physically and even spiritually, dal punto di vista emotivo,
e spirituale, molto difficile relazionarsi con loro, parlare con questo. A woman from Nigeria as well. Per esempio, ho incontrato una donna dalla Nigeria. To recover fully because she is in the place. Ed è stato molto difficile per lei riaversi completamente. The sisters being taken care of her, but the problem. Le sorelle si sono prese cura del suo problema. Was in the hand of the social worker in different city. Perché comunque è stata, il suo problema è stato preso in carica da differenti operatori in differenti città. Molto stressante dal punto di vista emotivo incontrare queste persone, ma cerchiamo di fare il nostro meglio. A person-centered approach. That's with our approach. La persona deve essere al centro del nostro so approccio. We bring this in a context that portiamo tutto questo in un contesto in a good hands, can be trust, per farle capire che è in buone mani, here, si può affidare di noi. But I'm trying to give somehow in a sense of she'll be in a good hands. Anche se sono qui a Roma in una città che non conoscono, sono in buone mani. Sometimes we are experienced this. Once a person move out from the shelter, the tendency she might be re-victimized again. Perché spesso vediamo che nel momento in cui una Madonna, una persona è portata via dal rifugio, quello di rischio di ritornare nuovamente ad essere una vittima del traffico. Hopeful and give the trust that they are being accompanied. Dobbiamo farle capire che si può affidare di noi e che è per l'appunto in un contesto sicuro. Buonasera, sono Roberto. Avevo bisogno di un'informazione. Qualora si presentasse qualcuno al nostro CDA, noi capiamo che potrebbero esserci problemi che sono stati evidenziati, a parte la preparazione, questo è un mezzo, l'addestramento, quello che stiamo facendo per cercare di riconoscere il problema, ma le istruzioni d'uso, i punti di riferimento, sono state citate delle reti inizialmente, ma è un po' vago, diciamo così, per un operatore che si trova ad affrontare un caso reale. Ecco, qualche istruzione per l'uso. Roberto, mi permetto di dirti, nei prossimi incontri, soprattutto già dal prossimo, il 18 maggio, ci saranno due avvocati, Ada Marzeglia e Antonio Carlini, che ci aiuteranno proprio a capire alcune forme di questo aiuto per l'inclusione sociale e per la protezione che ci possono servire nei centri di ascolto, proprio più dettagliato. Perfetto, grazie. Allora, sono le 20:30, quindi lascerei la parola, un saluto finale, perché vedo che Don Ben non c'è, a Don Paolo Salvini, che è il vice direttore della Caritas, se ci conclude lui con una preghiera. Ecco, e ringrazio Suor Ebbi, Suor Adina, Emanuela che ci hanno accompagnato, Paolo che è stato così prezioso, e ringrazio anche Anna Moccia e Eleonora Schirmo che ci hanno aiutato a ideare e a organizzare questo incontro con la regia e con tutto il resto. Bene, Don Paolo. Sì, affidiamo tutte le persone che stanno vivendo questo dramma di essere ridotte in condizioni di asservimento, ma anche affidiamo tutte le persone che in qualche modo si stanno facendo loro vicine. Chiediamo anche per noi, ecco, che questi incontri portino qualche frutto concreto per noi, per le nostre chiese, per le nostre città. E affidiamo questo alla preghiera del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ho visto che Don Ben si è collegato, non l'avevo visto, è in macchina. Se vuoi farci un saluto. No, io vi ho seguito direttamente facendo il viaggio in macchina ad un certo punto, perché adesso alle 8:30 c'è un altro incontro. Quindi, ecco, va benissimo. Grazie a tutti. L'unica cosa che mi permetto di dire è che i numeri che ci avete dato sembrano che una ragazza, se dovesse, una persona, no, che è vittima di schiavitù, di sfruttamento, se denuncia, poi è il prezzo, paga un prezzo altissimo anziché una ricompensa, cioè la dignità è già calpestata di suo. Allora, delle persone che hanno una voragine perché sono state annientate nella loro dignità, pensate che per rifiorire ci vorranno, cioè a volte ci vogliono anni soltanto per trovare un minimo di equilibrio psico-interiore e così via. Quindi ci vuole poi un surplus di attenzione, di cura, di amore, di fraternità, di fiducia. Però ne vale la pena, anche se si riesce a fare... Ecco, per far risorgere le persone vittime di tratta non possiamo dare statistiche, perché le statistiche sembrano molto ridotte, quasi allo zero virgola, rispetto al numero delle persone vittime, ma vale la pena anche per una sola. Quindi ecco, grazie per le cose che ci avete dato, e noi tutti quanti proviamo a continuare a incamminarci su questa strada con un po' più di grinta ecclesiale, ecco. Quindi tutto qui. Grazie a tutti.